All this talk of getting old. E lei è vaccinata? No. Come mai? Perché in gravidanza non era chiara la situazione se vaccinarsi oppure no, quindi ho scelto no. Vaccino in gravidanza. Tra scarsa informazione, mancate comunicazioni e fake news, le donne gravide hanno vissuto mesi di incertezza. Non sanno se si debbono vaccinare, se debbono avere paura del vaccino, non sanno nulla di nulla. In tutta Italia sono stati diversi i casi di decessi e complicazioni gravi per le madri non vaccinate. E i loro figli. È accaduto a Pesaro, a Vallo della Lucania e a Napoli, dove Palma, 28 anni, affetta da Covid, è drammaticamente scomparsa nel dare alla luce il proprio bambino. È giunta con un'infezione da Covid, con una sintomatologia medio-grave a 35 settimane di gestazione. È riuscita a vedere il suo bambino anche se con una importante sedazione in atto. Si è resa conto di quello che stava accadendo? Ma sa, purtroppo la giovane ragazza, dopo aver partorito, è stata trasferita nel reparto di rianimazione, quindi è stata intubata ed è stata sedata e poi purtroppo lì è finita. La buona notizia chiaramente è che il bambino è stato dimesso in buone condizioni, è stato affidato alle cure dei familiari. La ragazza era vaccinata? No, la ragazza non era vaccinata. Già a gennaio le associazioni di ginecologia e ostetricia avevano lanciato un appello per togliere dubbi sui rischi del vaccino in gravidanza attraverso un documento congiunto rimasto inascoltato. Questo documento è rimasto lettera morta e solo ad agosto abbiamo avuto un documento del Ministero che ci diceva che non era controindicata la vaccinazione in gravidanza. Forse avrebbe fatto meglio a dire che c'è un'indicazione. Chi ha già partorito oggi tira un sospiro di sollievo, ma resta l'amarezza per aver rischiato tanto. Forse più che una mancata comunicazione c'è stata una mancata rassicurazione sul vaccino in gravidanza. Oh, please don't drop me home.